Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Siamo Anna e Marco e abbiamo deciso di vivere in Inghilterra. Oggi parleremo di un tema nuovo, chiaramente. Molti di voi ci hanno chiesto quanto costa vivere in Inghilterra, è caro, come fate, cosa spendete, cosa... E oggi vedremo tutte queste cose qui. Vi daremo una panoramica, logicamente in media, di cosa comporta vivere in Inghilterra dal punto di vista economico, che spesso è una delle tematiche che incuriosiscono di più. Andiamo a vedere nel dettaglio, appunto, in media, cosa costa. Quando si parla di vivere in Inghilterra, logicamente il fattore economico è uno di quelli che interessano di più. Logicamente il costo della vita è soggettivo, come dice sempre Marco. Ovviamente dipende dal tuo stile di vita, dal tipo di reddito che percepisci, perché chiaramente ognuno di noi fa un lavoro diverso, e ha anche delle esigenze diverse, magari anche hobby diversi, proprio sono talmente, c'è una vastità di variabilità in ogni cosa che è quasi impossibile calcolarlo. Però oggi vedremo proprio nelle specifiche i costi base per vivere in Inghilterra. Inghilterra, che apro una parentesi, non è Londra. Tutti pensano, andate a vivere a Londra, Londra è cara, ma è come dire che Milano è l'Italia o Roma, esiste anche tutto il resto d'Italia che è bello. Infatti, vogliamo sottolineare che Londra è una delle metropoli più prestigiose al mondo e di conseguenza il costo della vita è elevato, e noi ci siamo spostati da Londra anche per questo, e dopo averci vissuto 6 mesi ci siamo spostati, non tanto per il costo della vita, perché per noi non era un problema, il nostro reddito ci permetteva di vivere dignitosamente, esatto. Ci siamo spostati più che altro perché non era nel nostro stile vivere in una metropoli. Oggi andremo a confrontare Londra con Northampton, ovvero dove è iniziata la nostra avventura, appunto a Londra, con un appartamento, le spese che hanno tutti quanti, per poi chiaramente decidere di spostarsi. Vedremo proprio il perché. Se non lo sapete già, ma probabilmente molti di voi lo sanno, Londra è divisa in più zone, dalla 1 alla 6. Più vicino alla City si è, più costa, logicamente. E noi abitavamo in zona 4, che erano più o meno 23-25 minuti con la tube, quindi era ancora un tempo di trasporto, diciamo, sensato. Sì, abbastanza... pratico per arrivare appunto nella City, dove c'è Piccadilly e tutta la zona quella più un po' più ambita, diciamo, anche dal punto di vista turistico. Tanti vogliono logicamente avvicinarsi il più possibile al lavoro che hanno magari nelle zone centrali, e questo comporta anche un affitto più elevato. Noi abitavamo in un appartamento da una stanza da letto, un giardino privato, ma era veramente piccolino. E una cucina abitabile, una stanza da letto, un bagno e un soggiorno, un piccolo soggiorno. Questo era l'appartamento. Allora, vi dico, date alla mano la media di un appartamento da una stanza a Londra. Sto usando il sito Numbeo. Il costo medio di affitto per un appartamento da una stanza fuori dalla zona 1, 2, 3 costa sui 1256, possiamo confermare, perché noi più o meno spendevamo sui 1000 per il nostro piccolo appartamento da una stanza, quindi non è esattamente a buon mercato. Ne abbiamo visti diversi e quello, diciamo, era il più appetibile, in quanto avevamo anche due lavori in posizioni diverse, quindi abbiamo dovuto stare nel mezzo. Sì, in più c'è da dire che logicamente tutto quello che offre Londra non ha paragoni, ed ecco anche perché gli affitti costano di più. C'è da tenere conto che non c'è bisogno di una macchina, esatto. Essenziale, non Londra, è essenziale. Zero auto. Esatto, non è essenziale, quindi non c'è quel costo lì. I trasporti sono ottimi, le connessioni eccezionali, gli autobus passano molto frequentemente, quindi... Noi non abbiamo mai guardato un orario per andare a prendere un autobus, perché sapevamo che ogni 5 minuti ne passava uno. E sono veloci, perché
praticamente tutti hanno sempre la corsia preferenziale, per cui traffico o non traffico, gli autobus a Londra corrono sempre. Sì, a È parte fantastico. poche, magari poche strade o pochi incroci in cui purtroppo il traffico si. I trasporti sono un'altra cosa che va tenuta in conto quando si fa il conto generale delle proprie spese. Logicamente non avevamo una macchina perché non ce n'era alcun bisogno. Allora, giusto per darvi un'idea, un biglietto dell'autobus da una tratta, quindi una sola andata. One way. Ok, costava 2,80, che però è anche il prezzo qui dove stiamo adesso, nonostante. Quando si dice una tratta, per esempio, lo prendo da dove sto, dalla mia fermata più vicina, e vado a destinazione. Esatto. Ok, logicamente poi ci sono pass settimanali, pass mensili, Abbonamenti abbonamenti a seconda, trimestrali, esatto, di quello, semestrali. a seconda di quello che c'è bisogno. Non sono troppo cari, secondo me, per il tipo di servizio che viene offerto. Logicamente a Londra c'è un grande vantaggio per chi si sposta su base regolare ogni giorno, che è la Tube, ossia la metropolitana. E anche qui puoi pagare all'occorrenza. Se hai bisogno, ricarichi la tua carta per i trasporti. Si chiama Oyster. Oyster card, la vedete alle nostre spalle. Esatto, poi è come una carta di debito, praticamente la carichi con del credito che poi va a scalare a seconda di quante volte la usi. Oppure anche qui puoi caricare dei pass settimanali, mensili, a seconda delle zone varia il costo, a seconda degli orari, perché negli orari di punta costa di più viaggiare. Ci sono tante variabili, è difficile dare una media perché dipende dalla zona in cui viaggi e dagli orari. Ovviamente noi ci siamo spostati a Northampton anche soprattutto a causa sia del lavoro, ma soprattutto perché a noi ci piaceva di più lo stile di vita della campagna, quindi del countryside, vedere più verde, passeggiare. Noi, ripeto, è in base allo stile di vita che uno ha, che se decide di stare o meno a Londra. Per noi che non ci piace, diciamo, lo stile di vita dei pub, delle serate, delle discoteche, di andare a comprarsi i vestiti, di andare al McDonald's ogni giorno. Cioè, noi siamo persone che preferiamo la vita un po' più semplice, meno caotica, meno persone in giro. Ci sono pro e contro a questo stile di vita, eh. E per esempio, qui a Northampton abbiamo parlato appunto di trasporti e qui siamo costretti, diciamo, ad avere un'auto, perché se trovi lavoro è più difficile che lo trovi vicino a casa, devi accontentarti di trovare lavoro magari nei Esatto. villaggi attorno, e quando lo trovi lo vai a prendere chiaramente. Io, per esempio, la mia macchinina bianca, la Beverly, è stata comprata proprio in funzione del lavoro, altrimenti non avrei potuto arrivare con i mezzi pubblici. Non ci sono connessioni, diciamo, a paesi limitrofi. Nella stessa maniera in cui c'erano a Londra. Ce ne sono alcune, ma non dappertutto, logicamente, oppure non sono così frequenti da permetterti di arrivare in tempo al lavoro. Stessa cosa vale per me, perché se io volessi andare a lavoro, dove vado io, che tra l'altro è vicino a Rushden Lakes, uno dei nostri video che abbiamo fatto all'inizio, c'è la possibilità di prendere il bus, ma mi costerebbe un'ora e 10 di tempo, e dovrei prenderlo comunque alle 5 e mezza del mattino, sai? Quindi è assurdo, quando con la macchina in esattamente 17-18 minuti, andando veramente piano, e costa anche poco rispetto al costo del bus, pazzesco, però la verità, e quindi risparmio tempo e soldi andando in macchina. Quindi Quando ci siamo trasferite a Northampton abbiamo potuto constatare quanto più economico sia affittare. Allora, l'equivalente di quello che affittavamo prima, qui vediamo subito. Quindi, se a Londra l'appartamento abbiamo detto da una una stanza. stanza, fuori dal centro della città veniva in affitto 1.256 sterline, qui a Northampton l'equivalente di un appartamento da una stanza fuori dal centro città
Costa 568 sterline, quindi Metà. quasi la metà. Con una stanza intendiamo che avete anche la cucina, non è che avete No, solo la una stanza da stanza. letto si intende. Quando si parla di one bedroom apartment si intende una stanza da letto. Quindi sì, è molto molto più economico. Con il costo di quello che affittavamo a Londra, noi spendevamo attorno a 1000 pound. 1000-1050 dipende, però 1000 Qui abbiamo il triplo, il triplo in più del spazio e triplo. risparmiamo anche perché non spendiamo tutti quei soldi. Però bisogna avere la macchina, Sì, sono quindi scelte diverse sono due scelte ovviamente. completamente diverse. Poi la macchina non la usiamo tutti i giorni, noi quando siamo a casa andiamo via a piedi, quindi oppure per fare la spesa, quella diciamo grossa per la settimana. E in quel caso lì sì, prendiamo la macchina, ma si tratta di 5 minuti neanche per andare dai comodi. Abbiamo Aldi, Tesco, Lidl, li abbiamo tutti quanti qua vicino, quindi. Poi possiamo dare un'occhiata alle utenze, alle bollette, quindi acqua, luce e gas e anche la cosiddetta tassa comunale. Non possiamo proprio paragonarla all'ICI e all'IMU perché ha una funzione diversa, però è una tassa che si paga, a parte qualche raro caso di esenzione, ma non andiamo nel dettaglio. Potete utilizzare, per quanto riguarda le bollette, potete consultare anche voi il sito WeFlip, che è un sito comodo dove potete vedere le bollette di luce, acqua e gas in media, chiaramente. E tra Londra e anche qui, adesso vi diciamo la nostra media, che è, per quanto riguarda le bollette di Londra, sono circa 180 al mese, questo comprende chiaramente tutto. Mentre per quanto riguarda Northampton siamo a 150, 30 in meno. Poi abbiamo dato un'occhiata a un po' di siti di statistiche, abbiamo messo insieme un po' di tutto. Allora, per quello che riguarda il Regno Unito in generale, il costo medio, quindi è una media, ma presa con le pinze, tra gas e elettricità in un anno si spendono 1138 pound. Questo tiene conto appunto di gas ed elettricità insieme, che fa una media di 3 pound al giorno e 93 e 83 pound al mese. Sempre stiamo parlando di gas e elettricità. Per comodità, tanti hanno come noi lo stesso gestore per entrambe le utenze, e questo anche tiene conto del costo del riscaldamento, quindi è stato spalmato su tutto l'anno. Devo dire sì, che è abbastanza veritiero perché noi non abbiamo un gestore che ci fattura mensilmente, ma abbiamo un pay as you go. Nel senso che noi ricarichiamo e Sì, usiamo. è È comodo. una maniera un po' antiquata, non so se si trovi in altri paesi d'Europa, molto comodo. Ci hanno anche installato uno smart meter, quindi possiamo tenere traccia dei consumi, e posso dire sì, che in questo periodo dell'anno stiamo spendendo attorno ai 3 pound al giorno, logicamente in estate cala perché non abbiamo riscaldamento. Esatto. Quindi forse noi abbiamo un costo anche un po' inferiore a questi 1138 l'anno, però diamolo come buono perché in questo periodo sì, stiamo spendendo sui 3 pound, 3,50 al giorno. Riguardo anche allo stile di vita, incide moltissimo sui costi, chiaramente, delle bollette, di quello che, appunto, di come ti comporti, diciamo, anche. E da lì dipende. Per esempio, quando noi andiamo a scaldare la casa, prima ci facciamo la doccia, prima, dopo ovviamente scaldiamo la casa, così la casa, diciamo, la caldaia comincia a lavorare e lo fa per 2 o 3 ore. Poi noi andiamo a letto, la spegniamo chiaramente. Ci C'è sono i nostri vicini che la lasciano accesa gente che la anche di lascia accesa notte. tutto l'inverno, sempre, dipende da come vuoi vivere tu. No, dipende anche da quanto freddo hai, perché se noi teniamo il Esatto. riscaldamento aperto tutto il giorno, io so. Diciamo che noi abbiamo la fortuna di avere molte Molto trapunte e veloce. abbiamo i gatti, quindi già lì si risparmia. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, comunque noi non penso che riscaldiamo in maniera forsennata come i nostri vicini, quindi. Vabbè. Tra l'altro, quando vai via, vai a lavorare, è assurdo scaldare la casa.
Lo fai quando torni, magari un paio Diciamo che la usiamo d'ore. nello stesso modo in cui lo usavamo in Italia. Non va tutto Esatto. il giorno, va in certi momenti, poi magari c'è il termostato che si attacca. Esatto. Quindi sì, magari non tutti hanno lo stesso sistema, vi assicuro che i nostri vicini scaldano costantemente dalla mattina alla sera. Poi ci stupiamo perché noi li vediamo In uscire a maniche portare corte. la spazzatura in maniche corte. Se è 8 ore che scaldi e E poi si poi, lamentano che non hanno soldi. no, oppure che escono in maniche corte e dicono: ma fa freddo. Se dentro casa hai 30 gradi, è possibile che se esci a 1 grado Sì. senti freddo. Anche colleghi, io ho colleghi che arrivano a lavoro in maniche corte, siamo in inverno. No, fa freddo qui, Sai, è ragazzi. inverno. Comunque, vabbè, questo è il paese in cui si vedono persone con gli stivali col pelo in estate e persone con Esatto. l'infradito nella neve d'inverno, perché Oh, abbiamo visto esatto, anche oppure questo. al supermercato in ciabatte con la vestaglia. E poi dicono: brr, che freddo. Inglesi. Per quanto riguarda invece l'acqua, il costo medio è di circa 33 pound al mese. Questo dato l'abbiamo trovato sul sito water.org.uk. Questa è una media anche qui da vari fornitori, perché non tutte le zone hanno lo stesso fornitore idrico. Il costo cambia dalla zona dove si è e logicamente dagli usi. Io lo sapete bene, se avete visto i video, amo riciclare l'acqua, raccoglierla, ho 3 tannicone. Dopodiché avevamo accennato alla tassa, chiamiamola comunale. È una tassa che si applica a tutte le proprietà, sia che tu sia in affitto, sia che tu sia il proprietario della casa. Questa tassa varia da comune a comune, da zona a zona, da tipo di immobile. Quindi esiste un sito governativo che ti permette di controllare in anticipo il costo della tua council tax, ossia della council tax band, ossia della fascia in cui rientra la tua proprietà. Queste fasce vanno dalla fascia A alla fascia HI, dipende dal comune. La nostra è in questo momento una fascia C, quindi una fascia media. Quando eravamo a Londra avevamo una fascia A. Grosso modo, diciamo che per una casa di medie dimensioni, che non sia di super lusso, in una zona che non sia super lusso, una fascia media, una fascia C, possiamo andare attorno ai 150 pound al mese. Grosso modo, anche questa è una media. Cosa rientra in questa tassa? Tutti i servizi comunali, le luci pubbliche, manutenzione della strada, servizi per Rifiuti. disabili, i rifiuti sono compresi in questo, quindi non c'è un'altra tassa da pagare in aggiunta. Io direi che non è così. Tanti si lamentano della council tax, però sapendo cosa Cara. pagavamo di rifiuti dove stavamo prima in Italia, direi che ci va anche bene, non abbiamo 150, da ci lamentarci. spendi 1.200 di tutta la casa, 1.300 di tutta la casa, no, Tutto non è tanto. incluso. Bollette, tassa comunale, affitto, non è tanto. Cioè, la gente si lamenta che l'Inghilterra è cara, non è cara. E poi ci metti appunto due stipendi abbastanza buoni, così medie, non siamo ricchi, però si vive bene, uno tranquillamente lo metti via. Per cui. Poi per quanto riguarda invece un'altra delle spese, che è una delle voci che è da tenere un po' in considerazione, ma non è molto, diciamo che non grava molto sul bilancio, riguarda la telefonia. Noi, per la nostra situazione, spendiamo attualmente 16 pound al mese, in quanto Anna spende 6 per il suo piano tariffario e io 10 pound. Io perché sono chiaramente fuori e giro di più rispetto a lei, quindi preferisco avere una copertura maggiore riguardo ai gigabyte. Noi utilizziamo la GIFGAF con il GIF GIF, GIFGAF di che cos'è? Io lo dico alla tedesca, ma non importa. GIFGAF Che cosa? GIFCOF. GIFGAF e per non fare gaff Le gaffe l'ho già fatta io. Ecco, e dentro chiaramente attualmente, adesso non ricordo bene, comunque ho minuti infiniti, SMS SMS limitati. limitati e circa 4 giga di 2 o 4 giga. Mi sembra che il Limitati. mio sia 4 giga perché sono passato da Ok. poco. Pagavo 8, preferivo pagare 10 perché ho 2 giga e non ho mai bisogno di. Poi Però sì, poi dipende, ci sono tante dipende. offerte, ci sono tante compagnie, anche qui uno ha piena libertà di scelta. Per esempio, per quanto riguarda il telefono di casa, noi non ce l'abbiamo, Noi non perché abbiamo. noi non abbiamo bisogno di chiamare nessuno. E poi abbiamo l'internet. L'internet, abbiamo TalkTalk, che è una compagnia che tanti criticano. Devo dire che ci hanno risolto il problema che avevamo inizialmente, ma non dipendeva da loro.
Dipendeva proprio dall'impianto esterno. Qualcuno non aveva ricoperto i fili a dovere, quindi la connessione era ballerina. Hanno ripristinato il tutto e abbiamo un pacchetto tutto incluso. Potremmo avere anche il telefono, ma non lo usiamo. E ci costa, adesso per 3 mesi non lo paghiamo perché ci hanno fatto l'offerta, mi pare sui 20, 20 al 20, mese. 21 al mese, una cosa così. Ci avevano fatto un'offerta, abbiamo detto sì, perché no? E anche qui è illimitato e Esatto. non ci sono. Per esempio, tornando un po' sullo stile di vita, diciamo lifestyle, noi Netflix non ce l'abbiamo. No, l'abbiamo Non soppresso. Con abbiamo la... deciso di Tutti si tagliare sono tante messi spese. con il. Con il lockdown tutti si sono messi a guardare Netflix, noi l'abbiamo Noi chiuso, abbiamo altre cose per cui cancellato non. Cioè, è lo stile di vita completamente. che cambia So che sembriamo dei radicalmente. pazzi furiosi, perdonateci, ma Preferiamo veramente... YouTube, preferiamo suonare, io suono il piano, fare altre cose, giochi in Sì. scatola, cose più. Non abbiamo considerato quanto spesso guardavamo Netflix e se valeva la pena, per noi non vale la pena. Comunque anche lì i prezzi di Netflix sono penso calmierati per tutta Europa, Sì, quindi non c'è ma. grossa differenza. Passiamo al cibo, che è il nostro settore preferito. Noi patatine, come avete Ecco, questo visto. è un No, settore in cui, non è in vero. cui noi magari spendiamo un pochino di più della media, Ecco. perché ci sono tante persone che ci dicono: no, sei pazzo, comprare il pane a 1 pound. Lì. È Oddio, come dipende da dire, cosa ci mettiamo esatto, dentro. è come quello che vuole. È un esempio portato agli estremi e prendetelo come con le pinze. Quindi, quella volta che voglio viaggiare, posso dire, o guidare, giro in Rolls-Royce. Posso, Rolls Royce. Però è giusto un esempio. C'è chi preferisce mangiare tanto e A male, poco, a è come poco, dire, e quando chi andate... preferisce, come noi, mangiare una buona bistecca, che la pago, però Sì, mangio infatti, la sano. guerra tra me e una mia amica, una mia collega anche, in cui per loro uscire a mangiare significa andare a mangiare da Burger King e per me significa andare a mangiare a un ristorante. Quindi io preferisco mangiare molto meno spesso fuori e Sì. quella volta che ci si concede qualcosa è qualcosa di qualità, di buono. Esatto. Oppure prendi una bella dose di ingredienti sani al supermercato, ma ci sono anche qua varie offerte chiaramente nei supermercati e se compri roba veramente buona, di alta qualità, però poi fai una pentola per una settimana, mangi bene. Anche questo è da Giusto. considerare. Quindi tutto questo, considerato che noi appunto siamo su una fascia medio-alta dei nostri acquisti, noi spendiamo tra, non possiamo fare una tra i 60 e gli 80 a settimana in cibo per due. Non è tanto, cioè 6 per E 4, 24, sì. 240 pound Non sono 300 prendiamo, euro. noi non compriamo dalle multinazionali, Cerchiamo di cerchiamo di evitare, evitare chiaramente, perlomeno perché non si può evitare è tutto, quasi però impossibile, però. è una cosa che io tengo sempre a mente quando faccio i miei acquisti, vado a leggermi le etichette, io sono una fanatica degli ingredienti, quindi vado a leggermi gli ingredienti, vado a leggermi Soprattutto chi... se sono cruelty free, perché devo dare soldi a chi maltratta gli animali o fa esperimenti oppure ha sì. comprato quell'azienda che poi fa. Per Cioè non. me, soprattutto diciamo sui prodotti per la cura personale o per la cura della casa, io è una cosa su cui veramente cerco di essere molto attenta. Quindi se si tratta di spendere 2 soldi in più per evitare prodotti testati sugli animali, perché per me è importante, cioè Esatto. abbiamo degli animali, quindi non vorremmo che a nessun animale venisse fatto del male. Altra scelta che noi facciamo di solito e si cerca di farla per un buon senso più che altro, come quando eravamo in Svizzera o quando eravamo in Italia, do i soldi dove vivo. Cioè, se posso, compro le mele fatte in UK. E Ci siamo se fermati posso, più di una volta dal contadino a comprare. esatto, se posso, compro il salmone scozzese. O, cioè, cerco di dare i soldi dove E vivo. l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto in Italia, l'abbiamo fatto in Svizzera, quindi mi sembra una cosa normale. Anche voi Per sostenere cercate di l'autonomia comprare cose locale, italiane. cioè non. Cercate di comprare appunto cose italiane se potete, se vivete lì. Quando noi vivevamo in Italia, giustamente andavamo da una catena vicino a casa nostra che aveva prodotti
locali Sì, e anche a produceva, chilometri zero, tanti. esatto, produceva anche per marchi molto importanti, però erano confezionati con una confezione semplice e quindi il prezzo era molto più basso e Magari avevano non sarà scadenze così più attraente come la confezione di esatte. marca, però viene fatta dalla stessa ditta. E noi abbiamo lavorato nel settore del food and beverage, quindi sì, siamo anche, diciamo, un po'. Di parte, no, conosciamo un po' la Conosciamo il situazione retroscena abbastanza bene. di quanto ti costa un private label, quindi Uff. farti produrre le cose Adesso poi piuttosto con che. Brexit, però diciamo che per ora non ci sono i dazi, vediamo come andrà. Ma questo è un altro Questo è un altro capitolo. capitolo, vi faremo sapere, faremo altri video a riguardo. Ritorniamo. Poi arriva un settore su cui noi non possiamo darvi Noi siamo assolutamente. pessimi su questo settore Non qui, siamo diciamo. ferrati per mancanza di esperienza diretta, svago, intrattenimento, non sappiamo assolutamente niente perché da quando siamo qui, anche prima di tutta questa Avete situazione. presente la lista? Cinema, discoteca, pub, comprare auto, comprare vestiti. Vestiti e si vede. In noi c'è tutta questa cosa, manca, forse è per quello che riusciamo a mettere via 2 soldi. No, vabbè, non è quello, proprio ci Ci dispiace, non dispiace anche sappiamo darvi veramente. alcuna, ci dispiace, non sappiamo darvi alcuna informazione in merito, e preferiamo parlare di cose che non conosciamo, quindi No, cioè. non sappiamo darvi un'indicazione. Possiamo anche capire che siamo fuori dal Sì, siamo polo. coscienti che viviamo come due eremiti, che viviamo come due eremiti, ma in effetti siamo fatti così, forse siamo fatti male, Poi non lo alla so. fine, facendo un po' di come si può dire, autocritica, Critica? alla fine noi ci basta quello che abbiamo e quello che abbiamo Ma non è raggiunto, che ce cioè lo non è facciamo che bastare, ci piace ci vivere piace così, proprio. non è perché qualcuno mi dice, ma ti togli tutto. No, io non mi tolgo No. niente. Nel senso che a me va bene così perché mi piace così. Probabilmente se mi piacesse andare a fare shopping, andrei a fare shopping. Guardando questo sito, Nuvveo, vi facciamo un riassunto di quello che abbiamo constatato. Quindi vivere a Northampton, il costo della vita, l'indice di costo della vita è di circa l'11% più basso che a Londra. E invece gli affitti in media sono 64% più economici che a Londra. Fate conto che circa, perché va presa sempre, ripeto, con le pinze, due persone che lavorano come dipendenti, un lavoro normalissimo, potrebbe essere appunto un'impiegata, io sono un magazziniere, ce la fanno tranquillamente a mettere via più o meno l'80% di uno stipendio intero, se stanno un po' attenti. Poi, ovvio, vuoi sbilanciarti un po' di più, vuoi comprarti un da vestire, puoi farlo, però. Diciamo che ce la fai tranquillamente a avere una vita dignitosa senza. Si vive bene, si Si vive mettono via bene, si anche mette dei via due soldi, soldi, quindi direi insomma, che quindi. per noi è un pro vivere qui, in questo Esatto. senso è un pro. Poi va sempre, dipende sempre da quello che ti piace. Se vuoi stare a Londra, vivere a Londra, vivere la vita di Londra, io ti dico, ma ci mancherebbe, vai a Londra. Diciamo. Northampton non può darti queste cose, dovresti prendere il treno e andare su. Diciamo che per certi versi può mancare magari farsi un giro a Camden Town o andare ai musei. Sono Prima del solo. lockdown ogni tanto andavamo il fine settimana a Londra e ce lo godevamo pure perché non è male una volta ogni tanto un po' di folla, anche se dopo una giornata io ne ho più che abbastanza. Londra va organizzata, noi dovremmo prendere l'auto e andare in stazione, sono solo 20 minuti da qua alla stazione, prendere il treno che è a un'ora da Londra, fine, poi da Londra lì ti godi la tua giornata e torni indietro. Noi dobbiamo calcolare questi 2 ore e mezza solo per spostarsi e poi, però non è impossibile, cioè. Eravamo incerti quando pensavamo di lasciare Londra, io avevo ricevuto anche altre proposte di lavoro, Marco dove lavorava stava bene, però per noi il gioco non valeva la candela, si dice così, no? Si dice di cuore. E no, non mi sono ritrovata e sono stata contenta di aver detto di no. Se avete domande, fateci sapere. Lasciateci un commento qui sotto se ti è piaciuto il video, se volete che ne facciamo anche altri di video molto simili. Se approfondire qualche Esatto. argomento. Ovviamente iscriviti al canale, a me ha fatto veramente, a noi ha fatto veramente piacere
sei passato a trovarci, lasciaci un commento, iscriviti, clicca sulla campanella così rimani aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo! Ciao. See you soon! Ciao!